ovviamente imprese grosse, diciamo multinazionali, anche aziende che possono rappresentare l'eccellenza italiana. Penso ad esempio al distretto dell'aerospazio, penso a Grottaglie, ma non soltanto a Grottaglie, a Foggia, dove ci sono due insediamenti importanti, poi ce ne stanno anche altri, e penso chiaramente a Leonardo. Proprio su questo un'esigenza importante è stato fortemente richiesto da noi. Personalmente, anche con un'interlocuzione con i massimi dirigenti dell'azienda, e ci siamo già visti una volta e abbiamo intenzione di mettere in campo una cabina di regia forte per fare che cosa? Per capire rispetto ad un'azienda grossa che investe e che ha molte aziende del loro appalto, siccome noi spesso aiutiamo anche, diciamo, aiutiamo una parola nel senso positivo del termine, non per, come dire, con uno spirito caritatevole. Lo facciamo nel senso aiutiamo gli investimenti con gli strumenti che la regione mette a disposizione per la propria competitività e quindi per far crescere il tessuto produttivo della regione. Molto spesso finanziamo aziende che fanno parte del loro appalto, ma se queste aziende hanno rispetto ai contratti con la casa madre dei, come dire, non contratti lunghi a lunga scadenza e magari noi facciamo un investimento, finanziamo l'acquisto di un macchinario importante, finanziamo un progetto importante e poi quell'azienda magari dopo qualche mese cessa la propria attività e le proprie commesse con l'azienda e la casa madre, noi rischiamo di finanziare un progetto che purtroppo mettiamo a disposizione alcuni milioni di euro e poi da lì a poco si possono aprire delle procedure di licenziamento per i lavoratori perché cessa il rapporto con la casa madre. E quindi vogliamo mettere in campo una sorta di cabina di regia, lì dove ci sono aziende importanti che hanno molte ditte più piccoline, ovviamente locali, spesso locali, ma non necessariamente della Puglia, a provare a tenere in campo una strategia comune per capire anche i nostri finanziamenti in che direzione vanno.